tazze in fila, una accanto all'altra, appaiono nella cucina della mia infanzia, emergendo dalla mia memoria. Avevo 8 anni quando mi furono regalate da mia zia per un compleanno. Su tutte le tazze emerge una figura femminile vestita in vari modi. Essa si staglia così diversamente abbigliata davanti ai miei occhi. E io ritorno un po' bambina. Cavalco il tempo a ritroso e giungo all'infanzia. Osservo la parte posteriore delle tasse. Su tutte è scritto un nome, Giulietta. Il nome della fanciulla dipinta. Conto le tasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 come i giorni della settimana. Ed ecco, ricordo che da bambina volevo scrivere una storia su questa figura, Giulietta, che appariva sulle tasse. Mia zia, infatti, mi aveva regalato anche un diario quaderno. Sulla copertina si stagliava una figura femminile sdraiata su fiori, Giulietta. Ed io, bambina, sulla prima pagina avevo scritto la settimana di Giulietta. E volevo scrivere una storia in cui entravano le 7 tasse, una per ogni giorno della settimana. Ma la penna si bloccò dopo quel titolo e mai scrissi la storia. Ed ecco, mentre rievoco tutto questo da adulta all'età di 50enne, penso a Giulietta e Romeo. Penso alla nota tragedia shakespeariana. E vedo lei, Madonna Capuleti, baciare Romeo Montecchi. Li vedo stringersi in un patto d'amore nonostante l'ostilità delle famiglie cui appartengono. E mi pare di sentire che si sanciscono la reciproca promessa di bene. Ed ecco, con la fantasia letteraria vedo Giulietta. La scorgo pensosa, assorta nei suoi rimuginamenti, decisa a perseguire il moto del suo cuore, decisa a superare qualsiasi tipo di ostacolo, certa del fatto che l'amore fa miracoli. Ed ecco, con la fantasia memore di letture shakespeariane, vedo Giulietta al balcone. Lei guarda il cielo e il cielo la guarda. Le stelle sembrano attendere di danzare sul suo capo. E la notte pare voler stendere una coperta di firmamento sul corpo della giovane fanciulla. Lei ama e sa di essere riamata. E attende piena di speranza. E l'attesa si fa dolcemente inquieta e inquietamente dolce. E il cuore turgido di bene. Ecco, con la mia fantasia letteraria vedo Giulietta al balcone. Ora è in piedi e scruta. Guarda se per caso vede arrivare Romeo. Romeo, l'uomo che ha cambiato la sua vita. L'uomo che ha aperto la porta del suo cuore. E in esso ha preso dimora come su un trono regale. Giulietta attende e sospira. E ama e sa di essere riamata. Confida il suo segreto alla notte. E questa notte le fa da complice.
la luna sembra proteggerla coi suoi raggi. Un diafano bagliore rende l'atmosfera particolarmente densa di emozione. Giulietta ha il cuore colmo di bene e anche il cuore della notte è palpitante. Il suo buio è amico e ristoratore. La sua tenebra è densa di luce di bene. Il sigillo dell'amore pare regalare a questi minuti della notte frammenti di eternità. E il tempo scivola su se stesso come snodandosi verso l'infinito. Ed ecco, Romeo arriva. È vicino a Giulietta. La sua presenza, dapprima silenziosa, è eloquentemente muta. Romeo non ha bisogno di parole. Il manto del silenzio avvolge la coppia. E il bene trasuda come rugiada sui fiori estivi. E Giulietta se la ride della inimicizia delle loro famiglie. Ed è certa del fatto che l'amore fa miracoli e sospira e desidera e vuole strappare un bacio a Romeo. I due volti si avvicinano. La distanza tra le reciproche labbra si fa corta. Il sentimento di bene ispira la sensualità e i sensi, mossi da un amore spirituale, celebrano il loro splendore. La fisicità è invasa dalla bellezza eterea dell'amore e le labbra anelano a sfiorarsi. Ed ecco, la bocca di Romeo si poggia sul collo di Giulietta, sulla pelle candida e madida di sudore, sulla carne che non ha più nulla di carnale, ma è come spiritualizzata dal sentimento di bene e di amore. E Giulietta cinge con le mani e le braccia l'uomo che ama. E il suo cuore vibra come trascendesse la natura umana, finché le labbra della donna toccano quelle di lui, Romeo. E l'amore si riempie della dimensione di infinito, di ultraterreno, di metafisico. La carnalità dimentica la sua dimensione terrena e si fa quasi celestiale. E i sensi sono ministri di una dimensione di bene. L'abbraccio perdura nel tempo e i corpi si sciolgono in esso. La vicinanza dei corpi esprime la vicinanza delle anime. Le membra si fanno veicolo di sentimenti e a un primo bacio furtivo ne seguono altri, donati con amore e insieme con paura, col timore di essere scoperti dalle famiglie nemiche. E l'amore trae dalla proibizione uno slancio ancor maggiore. Il veto lo nobilita ancora di più. E il balcone si fa complice di quella scena d'amore. E i baci si susseguono uno dopo l'altro, densi di calore, di vita, densi di un bene certo strappato al divieto. I cuori dei due amanti sono abitati l'uno dall'amore per l'altra,
e si fanno scrigli di un sentimento di bene che oltrepassa l'umano. Le famiglie dicano quel che vogliono, sbraitino, si oppongano, litighino pure tra loro, ma l'esperienza di questo amore così profondamente radicato continuerà ad essere. Così pensa Giulietta mentre Romeo posa dolcemente le labbra sul suo collo, come per sancire un patto duraturo ed eterno, un patto di bene, d'amore, di fedeltà reciproca, un patto che nessuno potrà infrangere. Un patto su cui l'odio delle reciproche famiglie non avrà potere. Un patto indissolubilmente pattuito. Ed ecco, mentre i due si baciano, fa capolino da un pertugio la domestica. Attenti, attenti, mi sembra sentirla dire. Qualcuno vi può vedere, vi può spiare, dovete cercare riparo. Le vostre famiglie vi hanno promesso ad altri. E se vi vedono così stretti in abbracci d'amore, sarà la fine per voi. Romeo ascolta, Giulietta ascolta, ma entrambi non vogliono sentire. O forse sentono e non vogliono ascoltare. E continuano a scambiarsi i loro abbracci mentre la domestica li incalza e li sprona a fuggire, a nascondersi. Li invita a tenere celato quel loro amore proibito. Ed ecco, Giulietta pensa che sarebbe bene per loro sposarsi in segreto, e anche Romeo è del medesimo parere. La cosa migliore da farsi è cercare un ministro della Chiesa che celebri questo matrimonio. Lo celebri all'insaputa di tutti e leghi così per sempre due cuori. Ed ecco il ministro arriva, è frate Lorenzo. Sì, vi unirò in matrimonio, egli dice. Anzi, orora, subito vi unisco. Invoco lo spirito sui vostri cuori, affinché il loro legame sia indissolubile e permanga nello spazio e nel tempo. E si dilati e sia proficuo e resista agli assalti delle circostanze e della realtà. Così dice frate Lorenzo. E Romeo e Giulietta tacciono guardandosi negli occhi e i loro sguardi hanno il respiro dell'eterno. Il frate sapientemente compie il rito e chiede che l'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito. Nessuno vede la scena. Un'atmosfera di impalpabile segretezza circonda l'aria. Nessuno dei due sposi osa pensare a cosa succederebbe se le loro famiglie venissero a sapere del legame che è stato ora sancito in matrimonio. Paura, tormento, eppure insieme gioia e letizia. I passi dell'amore sono lenti e felpati come piccoli passi di gatto, ma sono decisi e raggiungono l'obiettivo. E il sentimento si fa sacramento e la tenebra dell'odio delle famiglie reciproche è rischiarata da un sentimento di bene che trascende.
Ora Romeo e Giulietta sono sposi. Sposi per sempre, indissolubilmente legati l'uno all'altra. E padre Lorenzo, fedele ministro, tutto questo ha sancito. E consegna nelle mani del padre questo nuovo legame che è nato. L'io è diventato un tu. E la coppia se la ride degli odi delle famiglie. La coppia che come un fiore è germinata da una terra assetata. E ora si abbevera della rugiada dell'amore. Si colma di luce e di bene. Una letizia profonda abbraccia i cuori. Tuttavia, Giulietta sa che è promessa al conte Paride e presto la sua famiglia cercherà di farla sposare con quest'uomo. Ma lei Giulietta è già di Romeo. Eppure il giorno per questo matrimonio con il conte Paride è già fissato. Giulietta trema di paura. Poi pensa, forse frate Lorenzo potrà aiutarmi ancora una volta. Potrà suggerirmi qualcosa di utile. Ed ecco, frate Lorenzo si ripresenta ed ha un'idea. Dice a Giulietta, prendi, bevi questa fiala soporifera. Ti addormenterai e tutti ti crederanno morta, così non dovrai andare in sposa al conte Paride. Giulietta pensa che tutto questo è un'idea meravigliosa. Osserva la fiala, la prende in mano. Un po' esita, è trepidante. Ha paura di questo sonno momentaneo, simile alla morte. Tuttavia, fiduciosa nel frate, beve la fiala. Ed ecco, subito dopo, un torpore la avvolge. E tutti credono che la vita non sia più in lei. Tutti pensano che l'abbia esalato l'ultimo respiro e le danno l'ultimo bacio. Il compianto si fa generale. Il dolore avvolge tutti e Giulietta per le persone è morta. È morta e anche per Romeo che così distesa la vede. La scena per lui si fa terribile. Il suo cuore quasi non regge. Lo strazio squarcia le sue carni e il suo spirito. Romeo non sa nulla della fiala. Ignora che Giulietta è solo addormentata. Per lui è per sempre finita. E la spada del dolore trapassa il suo spirito. Romeo gira attorno alla presunta salma. Si posiziona alle sue spalle e la guarda. E spera che non sia vero ciò che vede. E non sa che vero non è. E il cuore dell'amante non regge. La portata del dolore supera la capacità e la sua forza. A che vale ora vivere senza Giulietta? A che vale trascinarsi la vita? Romeo allora si uccide ed ecco Giulietta si sveglia. Si sveglia e vede l'amato morto. E ripete le parole che lui stesso ha detto, a che vale ora la vita? A che vale ora vivere senza Romeo? A che vale trascinarsi la vita? Così dice Giulietta, disperata.
e pensa a tale vita di togliersi. Pensa e agisce di proposito. E ora le due salme appaiono alle reciproche famiglie e testimoniano con la morte il loro amore, al punto che le due famiglie si riappacificano. Nel dolore i sentimenti più vivi prendono il sopravvento. La sofferenza e il sangue della morte lavano gli odi, i rancori, le risse. La morte genera amore. La morte per amore genera amore. E una stretta di mano sancisce la ritrovata pace tra le due famiglie. Un abbraccio di morte è foriero di un abbraccio di vita. Il dolore costringe all'autenticità, appiana e smussa gli odi e i rancori, falcia via tutte le spine. Ora i Montecchi e i Capuleti sono veri amici. Si vogliono bene, sono in pace. Reciprocamente si stimano e si danno la mano. E si promettono armonia eterna. Ma Romeo e Giulietta stanno lì davanti a loro morti, in un abbraccio indissolubile di dolore. E in tale abbraccio termina la mia rievocazione della tragedia shakespeariana. Taccio e ritorno alla mia infanzia con le sette tasse giulive di Giulietta. Ritorno ad esse per trovare un po' di gioia, per dimenticare la tragicità che ho rievocato alla mia mente. E le tasse si stagliano tutte davanti ai miei occhi. Dapprima osservo la parte posteriore che reca il nome Giulietta, un nome ripetuto per ben sette volte. E penso a quando bambina fissavo queste tasse e dal retro cercavo di indovinare quale immagine celassero dall'altra parte. Poi scrutavo le sette versioni della bambolina dipinta e pensavo sette tasse, una per il lunedì, una per il martedì, una per il mercoledì e così via fino alla domenica. E nella mia mente bambina pensavo: Giulietta ogni giorno si cambia, Giulietta ogni giorno ha una nuova avventura. Giulietta ogni giorno si incammina per le strade della vita e incontra situazioni nuove. A tutto questo penso per dimenticare la tragicità dell'opera shakespeariana. Fisso le tasse e medito e penso. Poi i miei occhi si posano sul diario quaderno della mia infanzia, su quel diario con la figura femminile distesa tra fiori. E vedo il titolo della storia mai scritta, La settimana di Giulietta. Quel titolo emerge al mio presente ad una distanza di più di 40 anni. Ma ora, benché io sia quasi vecchia, scrivo, oso scrivere lunedì e sono decisa a scrivere una storia allegra della mia Giulietta dell'infanzia. Allora getto sulla carta queste parole. Il lunedì Giulietta è pronta per fare una bella passeggiata in città. Spensierata, guarderà le vetrine e passerà davanti ai negozi. Canticchierà tra sé e sé. E in cuor suo penserà all'amore felice per Romeo. Ella sa che le loro famiglie si vogliono bene.
e sono contente del loro amore. E così il lunedì di Giulietta è allegro, soprattutto perché sa che tra qualche giorno ci sarà il matrimonio. Giulietta canticchia, sorride, passeggia Giuliva e avanza lieta, finché giunge la sera e dopo essa e la notte il giorno successivo è martedì. Giulietta siede al tavolino di un bar e sorseggia. Aspetta, aspetta che Romeo venga a salutarla, a intrattenersi con lei. Il cuore della ragazza è felice. Niente potrà più ostacolare il loro amore. Shakespeare ha rivisto la loro storia e ha deciso di scrivere una commedia e non una tragedia. Giulietta canticchia contenta e sorseggia la sua bevanda e non vede l'ora che Romeo giunga e l'abbracci, la baci, la stringa a sé. La coccoli teneramente, confermandole il suo indissolubile amore. Ed ecco il tempo passa, si fa sera, si fa notte, si fa mattino di nuovo, giunge il mercoledì. Giulietta passeggia con il cagnolino nella borsa. O meglio, ha già passeggiato ed ora rientra in casa. Sta per deporre il suo cucciolo nella cuccia. Lo accarezza, lo coccola. Giulietta non è mai stata così giuliva come ora. Spensierata, felice. Ella ringrazia Shakespeare per la nuova storia che ha creato per lei. Lo ringrazia perché l'ha liberata dalla tragedia e ha reso il suo cuore giulivo. Ed ecco il tempo passa, giunge il giovedì mattino. Giulietta passeggia mentre alate farfalle le svolassano intorno. Ogni battito delle loro ali è un battito del cuore di Giulietta. Sintonia perfetta, armonia perfetta. Cuore, ali, ali e cuore. È l'amore che dà ritmo. È l'amore che genera pace e gioia, dolcezza, tenerezza. E Giulietta passeggia felice. Si sente anche lei un po' farfalla, un po' aerea, un po' alata, un po' figlia dell'atmosfera e delle nubi, figlia del vento e dell'aria. E così arriva il giorno successivo, ovvero il venerdì. Giulietta siede sulla poltrona del suo salotto e pensa che il giorno successivo a quello successivo si sposerà. Pensa che l'imminente domenica le porterà il matrimonio. E in poltrona siede accanto alla lampada dalla luce diafana. Il suo cuore si distende nei dolci pensieri di bene. L'attesa è densa di mistero, di gioia, di inquietudine, di dolce inquietudine, che si stempera sul far della sera. Ed ecco giunge il giorno di sabato, il giorno precedente il matrimonio. Giulietta siede davanti a una tazza accanto alla quale stanno dolcetti e fa colazione elegantemente agghindata e pensa che da lunedì in poi farà colazione con Romeo e i dolcetti e le bevande saranno per due e la solitudine sarà una parola dell'antichità e del passato. Apparterà una storia che non è più vera perché sarà sostituita da un racconto d'amore.
Un racconto che avrà il sapore di una fiaba a lieto fine, dove tutti vivranno felici e contenti. E così il tempo passa, si fa sera, si fa notte e arriva la giornata di domenica mattina. Giulietta è vestita da sposa. Il sole splende nel cielo delle 10 mattutine, ma Giulietta pare sia notte. Una notte felice, carica di stelle lucenti, che col loro bagliore vogliono sancire la gioia del cielo per il suo amore. Giulietta immagina che sia mezzanotte e che il suo matrimonio sia celebrato a quell'ora. E le stelle stanno a guardare, come se il cielo si chinasse su di lei e su Romeo. E in questo tripudio di luci e di aria si chiude la settimana di Giulietta. Io chiudo il diario quaderno e sbircio per l'ultima volta questa tazza. E mi pare di sentire la figura femminile parlare. Sento che dice: son Giulietta e son felice.